Buonasera e bentrovati in Terzo Millennio. Oggi inizia un ulteriore percorso per quanto riguarda Terzo Millennio, un percorso nel quale vi racconteremo delle storie. Oggi vi racconteremo la storia dell'omicidio Sacchi, eh, una storia molto molto particolare. Per questo percorso mi affiancherò ovviamente ad Emilio Orlando, giornalista di cronaca giudiziaria, a cui do subito il bentrovato. Bentrovato, ben trovato. Ben trovato Emilio. Andiamo ben, subito lei. a presentare gli ospiti dell'odierna puntata, perché insomma è una puntata abbastanza... Particolare, abbastanza specifica, abbastanza tecnica, nel quale racconteremo quello che è successo, ma soprattutto cercheremo di capire quello che sta avvenendo. Diamo il ben trovato ad Armida Decina, avvocato della famiglia Sacchi. Buonasera. Buonasera a lei. Diamo il ben trovato ad Alfonso Sacchi, padre di Luca Sacchi. Buonasera. Buonasera. Diamo il ben arrivato a Laura Volpini, psicologa forense. Buonasera. Buonasera. Allora, eh, Emilio. Emilio è un professionista ovviamente da tantissimi anni eh, di cronaca giudiziaria, un po' il, il tuo pane quotidiano, potremmo dire. Quindi, da anni e anni giri eh, per tribunali, sei un appassionato, giornalista eh, molto importante. Raccontaci un po' quello che è successo. La sera del di ottobre del 2019 ci troviamo di fronte ad un uh, delitto che apparentemente sembrava una rapina finita male. A seguito delle indagini che vennero svolte immediatamente dopo il fatto invece si appurò che in realtà dietro questo delitto si nascondeva altro. Il contesto diciamo, è quello della Roma Bene, la zona della Caffarella, un gruppo di ragazzi che apparentemente Stavano trascorrendo una serata davanti al John Cabot Pub, ma a un certo punto questa serenità serale viene interrotta bruscamente, drammaticamente, dall'irruzione di questi due personaggi, Valerio del Grosso e Paolo Pirino, che si materializzano da. Una periferia romana da una piazza di spaccio famosa a livello nazionale, che è quella di, di San Basilio, e improvvisamente c'è questa drammatica esecuzione. Quindi cerchiamo di capire: inizialmente la cosa si prospetta, ma per brevissimo tempo, come una rapina andata a male. Invece, poi, in, in poco tempo, con una serie di indagini e con un percorso ben preciso, si scopre che dietro c'era molto altro. C'era molto altro. Era, era uno scambio di droga tra una parte di componenti di questa comitiva della Caffarella e eh, che veniva grazie alla mediazione di alcuni elementi lì della, della eh, comitiva e la fidanzata di Luca Sacchi che trascina, suo malgrado, il, il fidanzato completamente estraneo alle vicende malavitose della fidanzata e di alcuni componenti della sua comitiva e drammaticamente eh, Luca Sacchi perde, perde la vita. Vorrei ricordare che ovviamente è quello che noi vi raccontiamo, quello che stiamo dicendo in questa drammatica eh, vicenda, stiamo semplicemente raccontando e narrando quelle che sono un po' le carte processuali, quindi quello che soprattutto abbiamo qui le persone che, in, che hanno vissuto, ahimè, sulla propria pelle questa terribile vicenda. Allora, eh, Alfonso Sacchi, buonasera. Buonasera. Allora, eh, Luca cosa le disse l'ultima sera prima di vederlo eh, uscire da casa per l'ultima volta me? Allora premetto che io eh, esco da casa tutte le sere intorno alle 19 perché vado al ristorante o ristorante. E Luca da, da tre giorni si era fatto male alla schiena eh, in palestra perché era stato in palestra, lo insegnavo in palestra, la, la sua vita era nella palestra. E quella sera stessa era alla terza iniezione di antidolorifici che facevo io, quindi erano circa le, le sette, faccio la puntura, esco da casa alle sette e un quarto e Luca mi dice papà guarda riesco a camminare senza le stampelle perché aveva delle stampelle che ha usato qualche anno prima perché faceva anche calcio, in eccellenza e tutto quanto e si era fatto male, e le stampelle erano rimaste le sta utilizzando quella sera riesca a camminare anche senza stampelle, però certo camminava lento, piano, attento a come si muoveva. Io gli dico Luca, ma mica uscirai, no? Papà, e dove vado così in queste condizioni? Quindi non sarebbe dovuto uscire quella sera. E Io me ne vado al lavoro, al ristorante. Poi, insomma, raccontando, raccontato da mia moglie e dall'altro figlio Federico, eh, mi hanno detto che verso le nove circa era pronta la cena e Luca fa a Federico eh, Federico scendiamo sotto casa eh, che provi lo scooter che ho acquistato a pranzo perché aveva acquistato uno scooter eh, usato che serviva per lavoro, per andare da palestra all'altra, alla casa vacanza che gestiva lui non l'aveva potuto provare proprio per il mar di schiena, non l'aveva comprato a scatola chiusa allora scendo sotto casa, il fratello fa qualche giretto intorno al palazzo, ritorna e dice Luca sembra che va bene, e Luca in quel momento gli risponde al fratello, eh, ok adesso vai a posare e sali che è pronto, io arrivo tra qualche minuto, perché era stato chiamato, era stato chiamato da Anastasia evidentemente, quello si, 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 si suppone, però come gli ha detto a Federico stava, stava sereno, stava col sorriso, vado qualche minuto qua dietro e sarebbe tornato perché... Non c'aveva la facoltà di allontanarsi troppo. Adesso quello che ci si sia stato detto non lo so, se era una situazione di pericolo per Anastasia, lui è andato là per difendere, per vedere cosa succedeva. È andato via e non è più tornato. Erano circa le 9.15-9.20 quando si è allontanato da casa. E... È un'esperienza eh... veramente pesante. Io l'ultima volta l'ho visto alle 7 di sera, alle 19. E Federico alle 21.15. 21 e, e da lì diciamo tutta questa impassa mediatica poi assolutamente importante che lei ha vissuto sulla sua pelle. Cioè che, che effetto le ha fatto questa modifica ovviamente da una rapina andata male quando poi ha scoperto invece quello che, che è successo veramente, almeno quello che dicono le carte? Era, potevamo pensare tutto, meno che quest'altra storia di droga, perché sinceramente Luca beh, lo conoscevamo, lo sapevamo, era, era il nostro figlio, insomma, come era stato educato e i valori che aveva. Quindi su Luca proprio ci avrei messo no, una mano, pure le gambe, tutto sul fuoco. Eh, Anastasia pure sembrava una, una brava ragazza, eh, ma io penso che sia ancora una brava ragazza, solo che è stata manipolata eh, da, da sto Giovanni Princi, magari per, per, per qualche euro eh, è, sta, è stata convinta e eh, eh, quello che magari non sarebbe riuscita con Luca, perché Luca era molto quadrato su queste cose, e magari Anastasia per una manciata di euro magari dice ok faccio questo, magari questa cifra mi ci vuole una settimana per guadagnarla, qua in due minuti la guadagno, all'insaputa di Luca. Eh, Evidentemente no. quando l'ha chiamato gli avrà detto una situazione di pericolo, mi vogliono prendere a botte, mi hanno minacciato. No, chiaro, eh, non chiaro. lo so, qualche cosa gli ha detto. Cioè, Luca. Non, do non doveva uscire poi in realtà. Sì. È uscito. Allora Orlando, a livello uh, processuale, come siamo messi? Poi sentiamo anche eh, ovviamente l'avvocato. Eh, il processo andrà a sentenza il prossimo 28 settembre diciamo è a buon punto rispetto a come si era messa per insomma, il discorso dell'emergenza. Quindi è abbastanza veloce, è abbastanza cioè, veloce rispetto al caos italiano le al... udienze sono state calendarizzate giustamente per restituire e dare giustizia alle vittime che ci sono oltre i familiari insomma legate a questa eh, vicenda e, e il processo aprirà, aprirà degli squarci anche legati alle connivenze che c'erano tra i vari personaggi che sono sono in gioco, Secondo ricordiamo che parte... i processi sono, sono due Andrea, sì. ce n'è uno che riguarda l'omicidio e l'esecuzione del, sì. del povero Luca e dall'altro c'è il processo proprio che propriamente si è incardinato per i reati relativi all'articolo 73 quindi allo spaccio di sostanze stupefacenti ricordiamo che in ballo quella sera c'erano 15 kg di marijuana spruzzata di marijuana, di marijuana californiana Anastasia nello zaino aveva 70.000 euro, quindi ecco anche per capire le dimensioni certo. entro il quale questo eh, spaccio era collocato. Secondo io... te, eh, diciamo, in realtà per quello che viviamo in Italia, in realtà è un, è un processo che sta andando in modo abbastanza veloce. Secondo te la parte mediatica, questo impasse mediatico così forte, ma anche così fastidioso, credo, perché poi in realtà è sempre un, un ricordare, ah, sta accelerando un po' l'iter processuale? Beh, diciamo, hanno fatto un grosso lavoro gli avvocati di parte civile che hanno spinto giustamente il, il Tribunale affinché calendarizzasse in un certo modo le udienze. E nel momento in cui il Covid aveva rallentato i processi, hanno giustamente sollecitato la ripresa delle udienze. Questo perché è una, un discorso legato più genera, più, in maniera più generale all'emergenza Covid e che tante vittime, tante parti civili di reati che rischiavano di prescrivere. Eh, 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 rischiavano di rimanere senza risarcimento e senza vedersi ristorati la rispetto la alle loro perdite. La situazione dei tribunali sappiamo è veramente già era caotica prima, adesso veramente pazzesca. Allora eh, avvocato, un processo che ha rischiato di essere fortemente ritardato, come ci ha detto ovviamente eh, Emilio. più eh, dalla pandemia, qual è la posizione processuale di Anastasia e quali sono le vostre richieste per i due imputati? Allora, Anastasia eh, ha un duplice ruolo in questa vicenda perché eh, è persona offesa nel, nel reato di rapina, però al contempo è imputata per quanto riguarda la detenzione e lo spaccio di sostanza stupefacente. Quindi, come ho detto anche in altre, eh, in altre trasmissioni, diciamo che riveste questo eh, ruolo Doppio un po' ruolo, anomalo. Sì all'interno del medesimo procedimento, per cui eh, vedremo insomma, adesso ad aprile eh, finalmente, dico finalmente perché sia noi come parte civile ma anche i genitori eh, aspettiamo questo momento dall'inizio del processo, ovvero l'esame degli imputati e finalmente eh, potremo capire, speriamo, eh, quelle che sono le loro dichiarazioni in relazione a quello che è avvenuto. Quindi, cercare di capire il contesto soprattutto nel quale si è maturato questo terribile omicidio ma poi capire le ragioni perché hanno portato alla morte di Luca perché questa è la cosa, è la cosa principale è quello che noi ci chiediamo ed è la risposta che i genitori vogliono dall'esame degli imputati sì. io mi auguro verità eh, perché è quello che la sottoposizione no, di, un, di un imputato all'esame all Processuale, insomma, eh, mira questo. Poi quello che accadrà io non lo so, non lo, non lo posso sapere. Insomma, diciamo che è un processo che ci ha regalato molto, eh, ha dato sicuramente la giusta luce e, eh, e ha inserito Luca nella giusta dimensione ed è quello che noi eh, più di ogni cosa volevamo. Eh, mh, purtroppo eh, Luca in questo processo non si, non si è potuto difendere dal reato di rapina, purtroppo. Perché certo. lui è l'unica vera vittima di tutto questo. No, no assolutamente. Per... Comunque penso, veramente credo, crediamo. Poi eh, ne abbiamo parlato più volte anche con Emilio. In questo periodo ovviamente è un periodo. Già la giustizia in Italia, perdonatevi, scusate, eh, funziona poco bene in questo periodo, è un periodo assolutamente difficoltoso. Quindi riuscire a dare questa accelerazione comunque è un vostro merito. Sì, eh, io mi auguro. Ecco, ehm, soprattutto Anastasia, perché poi abbiamo come dire una confessione se così lo possiamo dire, perché io voglio ricordare che comunque il processo per l'omicidio di Luca Sacchi si apre con la dichiarazione di Valerio Del Grosso che sostanzialmente ammette di aver commesso questo omicidio, per cui diciamo che abbiamo un lato pacifico, se così vogliamo dire. Importante per quanto eh, per noi è soprattutto l'esame di Anastasia, perché è l'unica, visto anche il ruolo che aveva ah beh, quale certo. fidanzata di Luca, certo. che può andare a spiegare, a chiarire, a sciogliere troppi dubbi che ancora leggiano intorno a questo processo. Assolutamente. Dottoressa Volpini, buonasera. Succede mm. sempre più spesso che i giovani della Roma Bene, anche senza necessità poi di. Di avere soldi, entrino in questi circuiti assolutamente molto brutti, molto antipatici, e soprattutto anche molto rischiosi, sia per loro che per gli altri dello spaccio. Ma come mai succede questo? Cioè, questi giovani improvvisamente Beh, impazziscono no, no, i giovani sappiamo che eh, come dire, agiscono anche per misurarsi in chiave di no, identità, personalità e peraltro da un punto di vista criminologico l'uso di sostanze eh, è trasversale diciamo alle classi sociali poi magari potremmo capire fare dei distinguo rispetto al tipo di sostanza eh, mi colpiva eh, adesso, appunto, dall'avvocato anche un po' no? questa richiesta di comprendere anche che cosa sia accaduto. Allora, da un punto di vista eh, criminologico, credo che sia importante considerare la dimensione del gruppo, perché di fatto eh, ci sono oh, tre quattro imputati, ma eh, il più piccolo sostanzialmente eh, ha avuto l'idea, da quello che emerge dall'intercettazione, di eh, provare eh, a eh, ingannare sostanzialmente, ad andare oltre l'accordo no? che c'era dello scambio eh, della, della sostanza con, con il denaro. E, e questo perché avviene? Perché a volte nelle dinamiche di gruppo, sempre nel discorso della sfida della propria identità, eh, nel voler dimostrare magari all'adulto eh, che è coinvolto o all'altro amico più grande di che, che cosa era in grado di fare, si è esposto ad un rischio che non ha saputo neanche prevedere. Tra cui, eh, da un punto di vista sempre criminologico, quindi non processuale ovviamente, Vabbè, certo. eh, il. Eh, mh, la possibilità di avere con sé un'arma è un rischio enorme perché l'arma ha un'autonomia situazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se uno ha in mano un'arma o in tasca un'arma e si trova in una situazione eh, come dire, no, conflittuale di pericolo c'è grande probabilità di utilizzarla. Quindi sostanzialmente eh, credo che eh, ecco, tutto questo sia avvenuto proprio per abbia a che fare con delle dinamiche del gruppo quello, perdoni, delinquenziale, un po', un po che poi insomma sono ragazzi che credo fossero più o meno incensurati, comunque ecco, però del, del gruppo dei pari. E quello ecco. mi perdoni che succede un po' anche, eh, ahimè, negli Stati Uniti, no? Dove spessissimo cioè lì le persone possono girare armate il fatto di avere un'arma va a incrementare sì. i crimini con colpi di fuoco in modo importante eh? assolutamente sì viene una persona in casa per un furto da un furto poi diventa un omicidio perché quello nel tentativo di difendersi ma in modo ovviamente diciamo, eh, sproporzionato può anche uccidere una persona quindi io credo che eh, la paura poi gioca un, 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 come dire, un ruolo molto importante perché eh, il ragazzo non aveva mai sparato fino a quel momento Momento, no? Quindi si trova anche di fronte a una situazione molto più grande di lui, dove voleva dimostrare evidentemente qualcosa a, al gruppo, chiamiamolo dei pari, ma c'è anche l'adulto di riferimento, non, non dimentichiamo. Allora, eh, Alfonso, cosa avete provato diciamo, fuori dall'aula del tribunale quando avete incontrato eh, l'ex fidanzata? Perché lei sarà un momento abbastanza, credo faticoso per voi. Eh, beh, cosa abbiamo provato? Cosa proviamo sempre perché la vediamo sempre però eh, ripeto io all'inizio ce l'avevamo ancora di più con lei eh, proprio per il fatto che, che, dopo, che dopo il delitto è, è sparita, non si è presentata al funerale, non, non si è fatta sentire più da noi non so se è sotto consiglio de, de, dei suoi legali però certo per come l'avevamo accolta ci avremmo aspettato qualcosa in più. Quindi una grande delusione. Una grande delusione, è stata più che altro la delusione perché so sicuro che lei non, non si aspettava questo epilogo, non si poteva aspettare neanche lei. Magari pensava di, di trovarsi in una situazione veloce, rapida: Luca non sapeva niente, non gli avrebbe fatto sapere niente e finiva là. Invece si è trovata in quella situazione tragica dove ha chiamato dentro Luca, l'ha coinvolto magari per sua difesa. E oggi e... siete ancora molto arrabbiati? Siamo, siamo arrabbiati, però ripeto, forse l'avremmo anche perdonata se si fosse presentata dicendo ho vent'anni, ci sono caduta dentro questa cosa, non volevo e mi ci sono trovata e non, non credo in questo epilogo. Perché alla fine se Luca gli voleva bene l'avremmo perdonata, anche perché noi gli volevamo bene veramente a certo. questa ragazza, era una figlia. Io il giorno dopo che siamo tornati a casa, che Luca era morto, ho preso la chiave della stanza di, di Luca e ho detto Anastasia questa stanza è tua, non, non ti andare a cercare nessun appartamento, niente, è tua adesso. Lei l'ha presa, grazie, grazie, si è chiusa dentro un'oretta, ha pianto, non so quello che ha fatto. Poi dopo è uscita, torno più tardi, la chiave l'ha appoggiata lì e è più tornata. Cioè, noi è stato un duro colpo perché oltre alla perdita di Luca, no, cioè... avevamo perso anche lei in quel momento perché non sapevamo che, che lei fosse coinvolta in questa situazione. Allora, Emilio, tu come la vedi da un punto di vista giornalistico? Perché questa è una vicenda molto particolare, eh, dove ci sono una serie di colpi di scena, da un punto di vista giornalistico come la analizzeresti questa storia? Beh, Noi l'abbiamo insomma... sin da subito inquadrata come un uh, non come un giallo perché non si può definire un giallo, però come una vicenda che all'interno è pervasa da diverse dinamiche criminali. L'omicidio è l'epilogo ovviamente di certo, una serie di, dinam certo. di dinamiche criminali: l'omicidio di un innocente rispetto a quelle dinamiche criminali, però un fatto all'interno del quale raggruppa la Roma Bene, Princi e Anastasia che trafficano attraverso dei mediatori con, gli, con le sostanze stupefacenti, due figure strane provenienti, ripeto, da le periferie romani, quindi, eh, dalle periferie romane, quindi da una piazza di spaccio, un filo conduttore che lega questi personaggi, degli adulti che sono nelle retrovie, che rimangono nelle retrovie, quindi è come se questi giovani fossero il braccio operativo, il braccio armato certo. e la manovalanza dei gruppi criminali che storicamente gestiscono quelle piazze e mi riferisco non soltanto ai De Propris che sono imputati appunto, nel processo per aver ceduto l'arma a, a Valerio del Grosso che è stato l'esecutore materiale del, dell'omicidio Sacchi, ma anche a quelle retrovie che ancora non sono uscite e che, probabilmente si, che sicuramente si celano dietro questi personaggi. Ricordiamolo, Valerio del Grosso fino a quel momento diciamo, era incensurato, se non con qualche pregiudizio, Attenzione, e questo lo voglio sottolineare, non precedente, ma pregiudizio di polizia, perché segnalato all'interno di alcune piazze di spaccio, all'interno delle quali aveva già avuto dei diverbi con dei capi piazza, chiamiamoli così, quindi ecco, una figura diciamo, ambivalente, da un pasticcere di giorno quindi impiegato di giorno, ma con l'altra faccia della luna nascosta, quindi con la possibilità di prendere sostanze stupefacenti anche di quantità importanti. Quindi ecco, questo è lo scenario, è l'identikit diciamo, purtroppo del, del, del eh, giovane fagocitato all'interno di quelle dinamiche criminali. L'utilizzo della pistola, che cosa, che cosa ci riporta? La dottoressa Volpini giustamente in chiave criminologica ci ha parlato di gruppo e ci ha parlato dell'arma. Io faccio un discorso forse un po' più eh, astratto sull'arma. La pistola è generalmente un amuleto negativo, si dice, no? proprio nei, nei romanzi noir il fucile serve per uccidere, certo, per certo. mangiare, ma la pistola serve essenzialmente per uccidere. Quindi ecco, tutti questi ingredienti purtroppo condiscono e acuiscono ancora di più il dramma di questa eh, storia metropolitana, degna veramente di Gotham City, dove a perdere la vita è una persona che era stata mh, assorbita quella sera all'interno di un buco Che negro. tra l'altro neanche doveva uscire che, quella che sera. Che nulla aveva a Quindi che fare. Quindi veramente, eh, diciamo, quando purtroppo le cose girano nel modo non giusto. Avvocato, qual era la figura di Luca all'interno della comitiva? In questa vicenda. In questa vicenda. Allora, eh, quello che è emerso è il ruolo di un connivente. Che vuol dire? Un connivente è una persona che era sicuramente a conoscenza perché portato, no? Noi abbiamo eh, visto come in realtà Anastasia quella sera detenesse uno zaino con all'interno 70.000 euro per il tramite ed era probabilmente utilizzata da Giovanni Princi. Luca sapeva e per difendere la fidanzata era lì, era, era stato l'unico ruolo quella sera di Luca. Purtroppo, come si dice, eh, momento sbagliato, posto sbagliato, eh, anche perché c'è stata durante il corso di tutto il processo una guerra tra perizie, tra consulenze, quella nostra e del pubblico ministero, la quale ha dato una verità secondo me indissolubile e difficilissima da smontare, ovvero eh, al di là del colpo d'arma da fuoco per il quale Luca purtroppo ha perso la vita ma Luca ha riportato numerosissime lesioni sulle braccia e queste lesioni sono state provocate dall'urto con la mazza da baseball che era detenuta da Paolo Pirino. Ora eh, perché dico una guerra? Perché in realtà invece la difesa di Del Grosso e di Pirino sostiene che invece quelle lesioni Luca se le sia procurato cadendo. Cosa che è stata assolutamente esclusa. Ecco, io questo ci, eh, ci tengo a, a dirlo e a sottolinearlo perché è un elemento importantissimo poi, ai fini di, de, del parametro. È uno dei parametri per i quali, poi, no, verrà irrogata una pena al termine del, del processo eh, eh, e deve essere data una pena secondo giustizia, chiaramente, però. Eh, il dire che quelle lesioni Luca se le sia, se le sia provocate cadendo è, è un'offesa anche all'intelligenza umana. Assolutamente, non è nostro compito giudicare, il nostro compito è semplicemente: il nostro mestiere è semplicemente quello di raccontare una storia, poi ci saranno le persone all'interno di un processo che poi decideranno e valuteranno, come ci ha detto in modo assolutamente esaustivo l'avvocato. Dottoressa, qual è il suo pensiero riguardo a questa modalità, diciamo, del gruppo? Lei ha utilizzato prima un termine molto bello, autonomia situazionale. Cioè, il gruppo in realtà è così tanto importante all'interno della sfera di una persona, cioè riesce una persona, chiunque sia il gruppo a farlo diventare... Un'altra un persona capace anche di atti atroci? Beh, perché le azioni sono azioni comunicative al gruppo, quindi anche in una idea ambiziosa eh, di un ragazzo che si vuole far strada, magari all'interno purtroppo di circuiti criminali, c'è l'idea di dimostrare quello che è in grado di fare. Ma questo è un problema, non... mi perdone, è un problema di educazione, cioè, è un problema che, eh, perché io credo, magari è una mia opinione, eh, non, non è il mio mestiere, non mi permetto, però credo che in realtà a oggi ci sia... In alcune pagine dei social media, dei social media in alcune eh, situazioni, ci cioè, sono questi ragazzi che sono spesso e volentieri molto soli, lo, lo diciamo spesso, no? e molto condizionati, no, c'è poca socialità, quella vera, e quindi il bisogno di dimostrare: Beh, quello sì, però mi sembra in questo caso questo ragazzo fosse già piuttosto addentro a dei circuiti eh, criminali, quindi forse l'idea era proprio quella di eh, diciamo fare carriera criminale, esistono le carriere criminali purtroppo attraverso eh, diciamo, modalità anche eh, tra virgolette apparentemente eh, coraggiose cosa che eh, invece eh, abbiamo visto poi l'esito che c'è stato, sicuramente l'idea non era l'esito che c'è stato eh, e dove purtroppo il povero Luca eh, ha perso la vita è stato un grandissimo imprevisto e la mia ipotesi da, anche dal racconto dell'avvocato eh, è che eh, l'imprevisto situazione sia stata proprio la difesa strenua di Luca verso la ragazza, che a quel punto non è bastata tra virgolette la mazza da baseball, e a quel punto è stata usata la pistola. E quindi i ragazzi, ma chiunque commette un reato, deve considerare che possono esserci degli imprevisti, ecco perché ci vuole una grande cautela. E in questo caso bastava tra virgolette rispettare gli accordi. Se vogliamo, no, per no. evitare la morte di un ragazzo Chiaro, e per che... evitare le conseguenze che ci saranno inevitabilmente eh, in termini di condanne cospicue rispetto ai responsabili. E Alfonso per voi quanto è importante la fine di questo processo? È importantissimo perché ogni volta che c'è un processo per noi è un'agonia. Non si dorme la notte, si sta col pensiero, ti ritorna in mente tutto quando sei in aula, e rivivi sempre quella situazione. Eh, per la nostra famiglia è un'atrocità sull'atrocità. Cioè, dimenticare Poi, ecco, non credo sia possibile. No, però per, almeno mettere no, un punto questo. A mettere è un diciamo. punto e pensare che eh, un processo che dia giustizia a Luca faccia stare meglio tra virgolette se c'è qualcosa di sopra faccia stare meglio mio figlio che ha tenuto giustizia. Poi ecco, vorrei tornare un attimo alla domanda che mi ha chiesto prima di Anastasia. Io più che Anastasia vorrei che mi facesse la domanda su Princi. Perché io sinceramente oggi come oggi ce l'ho più con Princi perché dal momento che è riapparso questo Giovanni Princi ha portato alla morte il mio Luca perché Anastasia fino a quel momento non era una cattiva persona, perlomeno quello che capivamo certo. noi, che percepivamo noi. L'artefice di tutto, il regista di tutto è stato Princi il giudizio che è stato dato a Princi non mi sembra troppo, troppo per la quale, secondo me. Eh. No, Poi no, mi sbaglierò. Eh, ma velocemente, Emilio, se d'accordo con... La posizione, assolutamente, con Alfonso, la posizione di Princi è quella che in realtà è la figura cerniera tra i criminali delle piazze di spaccio e la comitiva della Caffarella, sì, il famoso ehm. mediatore, il famoso il, il personaggio senza il quale probabilmente oggi Luca... Sarebbe ancora qui e noi forse parleremo, parleremo di altro. E il personaggio attraverso il quale si sono aperti degli scenari era colui già inserito in un discorso legato allo spaccio con la possibilità appunto di estendere la propaggine di quello che era un piccolo spaccio tra una comitiva di giovani a livelli molto più alti. Ricordiamolo: Anastasia Kilemnik nello zaino, aveva 70.000 euro. Non sta a noi giudicare, vedremo, cercheremo di capire. Eh, come andrà a finire io ringrazio ovviamente gli ospiti dell'odierna puntata, grazie. ringrazio l'avvocato Armida Decina, avvocato della famiglia Sacchi, grazie, grazie per essere stata con noi e ringrazio il padre di Luca Alfonso Sacchi grazie, grazie per essere, essere stato con noi ringrazio la dottoressa Laura Volpini psicologa forense, grazie, grazie e ringrazio anche Emilio Orlando che prossimamente ci porterà ancora dei casi mirabolanti visto che insomma è il suo mestiere e li segue in modo Assolutamente importante e ho grande passione. L'appuntamento con Terzo Millennio torna immancabilmente domani, continuate a seguirci. Buonanotte, ciao ciao.